Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto presso i giardini Virgilio, un polmone di verde davvero prezioso in una città più che mai inquinata. Alle mie spalle il basamento che reggeva il busto di Virgilio, il busto dedicato a Virgilio. E purtroppo dobbiamo dire che qualche tempo fa parecchi incivili, qualche o parecchi, non si sa, distrussero appunto il busto. Il busto infatti fu spaccato in più parti, un atto di inciviltà, di barbarie, di vandalismo che la dice lunga sul livello di inciviltà di certi tarantini, non tutti, grazie a Dio. Ma come abbiamo denunciato, stiamo denunciando questo atto scellerato di distruzione, dobbiamo anche apprezzare l'impegno dell'imprenditore ionico, un decano degli imprenditori, si occupa di porto, di attività portuali, mi riferisco a Valentino Genarini, il quale ha deciso far realizzare un nuovo busto di Virgilio, tutto a sue spese, a spese di Valentino Genarini. Questo è l'amore, la prova dell'amore di un imprenditore ultra ottantenne, un amore infinito verso la città di Taranto. Ecco, forse dovremmo saper valorizzare meglio il nostro patrimonio, le nostre ricchezze, la nostra storia, perché Virgilio ci dice tanto circa le nostre origini, circa il livello della nostra civiltà dell'epoca, una civiltà, un livello che si è abbassato notevolmente visti appunto questi atti di teppismo. Bene, che dire, godiamoci i giardini Virgilio, ci godremo il busto di Virgilio e grazie all'imprenditore Valentino Genarini.